minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio sul posto dove Padre Pio spesso si sedeva per dare uno sguardo a come si divertivano i fratini o i confratelli giocando a bocce. Sedeva proprio qui. Oggi ci troviamo qui anche perché vogliamo raccontarvi quello che accadeva a Pietrelcina. Ecco, Beata te Pietrelcina, un libro di Padre Lino da Prata e di padre Alessandro Daripa Bottoni. Che cosa era accaduto? Sappiamo che Padre Pio, il giovane Francesco Forgione, è stato a Pietrelcina, è nato a Pietrelcina, ma ha vissuto anche questi anni della strana malattia, quindi viveva anche come frate cappuccino, anche come frate sacerdote. Allora, dato che era un uomo di preghiera, il sagrestano se n'era accorto, lo lasciava in chiesa e quando tornava tante volte lo trovava svenuto, che sembrava un morto, e allora prendeva tanta paura che correva a riferirlo all'arciprete. Però questi, che già sapeva, cioè l'arciprete Don Salvatore Pannullo, che già sapeva, diceva: lascialo stare, tu suona mezzogiorno e poi torna a casa. L'arciprete già sapeva il significato. Ecco, erano gli anni in cui Padre Pio, il giovane frate cappuccino sacerdote, rimaneva a Pietrelcina per questa misteriosa malattia permessa da Dio. Però una volta sembrava che Padre Pio fosse veramente morto per davvero, perché non si svegliava. Nei giorni feriali Padre Pio celebrava ad ora tarda e la sua messa era molto lunga, con un'ammirazione e forse anche impazienza del sagrestano. Ecco, il sagrestano si chiamava Michele Pilla. Vi assistevano le vecchiarelle, scrive, meno impegnate nei lavori domestici, nei campi, accompagnate sovente anche dalle nipotine. Tutte le mattine che Padre Pio celebrava la Santa Messa e quando faceva la consacrazione, lui parlava con lo Spirito Santo. Stava quasi un'ora. Il popolo si annoiava per tanto tempo e lo riferivano all'arciprete. Questo lo racconta Rosinella Pannullo. Un giorno dopo la messa l'arciprete andò via. Terminata la celebrazione, Padre Pio, tornato in sacrestia, svestito dei paramenti sacri, si portò direttamente accanto all'altare per il ringraziamento. E lì cadde, svenne, perse i sensi. Era mezzogiorno, chiaramente il sagrestano lo lasciava in chiesa, lui non si era accorto che era svenuto. Intanto era mezzogiorno, il sagrestano ritorna in chiesa e Padre Pio non si svegliava ancora. Il sagrestano andò a suonare mezzogiorno, lo vide ancora per terra e si impressionò, credendo che fosse morto. Corse a dirlo all'arciprete, dicendo: «Zio arcipre, è morto un monaco». L'arciprete rispose: «Non ti preoccupare, risusciterà». L'arciprete, che sapeva quindi questo segreto, conosceva bene Padre Pio, andò in chiesa e con la scusa di prendere un registro, proprio per non farsi accorgere dalla gente, che era tanto curiosa di sapere i fatti degli altri, mandò via il sagrestano e si mise vicino a Padre Pio e gli ripeté quella frase che gli aveva detto: «Padre Pio, torna nei sensi», per tre volte. E così lui si svegliò e chiese: «Ma che ore sono?». E l'arciprete rispose: «È passato mezzogiorno». E lui disse: «Ma mi ha visto nessuno?». E l'arciprete continuò: «No, non ti ha visto nessuno, solo io ti ho visto, perché sono venuto a prendere il registro». Padre Pio si strofinò gli occhi e se ne andarono. Questo lo ha raccontato Rosinella Pannullo.